Sport e spettacolo con un cast d'eccezione per l'edizione 2008 della Gardena Sprint, gara di sci di fondo che si disputa nella splendida cornice notturna della piazza di Ortisei. 18 campioni di Coppa del Mondo, provenienti da 8 nazioni, portano sull'anello artificiale di 260 metri, allestito per l'occasione, il loro palmarès di innumerevoli medaglie olimpiche e mondiali. È un grandissimo impegno di fare una manifestazione del genere qui con tutti gli atleti di Coppa del Mondo. Abbiamo portato qui in centro a Ortisei circa 720 metri cubi di neve, che vuol dire 60 camion. Abbiamo iniziato stamattina alle 7 per allestire tutto quanto, tribune, neve, tracciato, sponsor. È una cosa bellissima, a noi piace sempre, perché anche l'anno scorso avevamo 4.000 persone qui a fianco all'anello, e penso che anche la gente apprezza questa cosa e perfetto. Inviato speciale di Icarus è Pietro Piller Kotler, oro e bronzo alle Olimpiadi di Torino 2006 e terzo classificato ai mondiali giapponesi di Sapporo lo scorso anno. Sarà lui a guidarci durante la gara e a raccontare come un campione vive l'impegno agonistico. Ciao a tutti gli amici di Icarus, sono Pietro Piller Kotler, ci troviamo a Ortisei pronti per una gara sprint spettacolo nel centro cittadino. Penso che sia la cosa migliore per promuovere uno sport e riuscire a portarlo proprio all'interno della città. Siamo pronti, se volete venire con me andiamo. Anche nella gara di oggi, che comunque è una sprint spettacolo, la cosa che temo di più sono gli avversari, inevitabile. Sarà comunque una gara molto breve, molto intensa e soprattutto molto spettacolare. Una cosa che in questi ultimi anni si è molto ricercata ed è una cosa molto richiesta per cercare di promuovere sempre di più questo bellissimo sport dallo sci di fondo. Mi sembra che oggi il lotto dei partecipanti sia veramente di altissimo livello, si sono veramente dati molto da fare qui a Ortisei. So che ci sono campioni olimpici, campioni mondiali, addirittura il recente vincitore del Tour de Ski, Lucas Bauer, e quindi penso che sarà veramente una dura battaglia e soprattutto un grande spettacolo per tutti. Siamo qua quasi pronti per partire al parterre, sempre a Ortisei. Stiamo aspettando di ricevere il pettorale, cosa fondamentale, perché anche senza questa cosa non si potrebbe fare nessuna gara. Nel frattempo possiamo firmare un po' di autografi e facciamo un po' di foto col pubblico. Per dare un'idea della manifestazione, non hanno voluto mettere i numeri ma il nome, in questo caso uno dei miei soprannomi preferiti, Killer Piller. Killer Piller perché in passato le gare le ho ammazzate sportivamente e quindi è venuto così. La gara ha inizio. I campioni che hanno riso e scherzato fino a pochi minuti prima adesso fanno sul serio. La gara in questa occasione consiste nel fare due giri di questa piazza. Siamo 16 concorrenti, partiamo a gruppi di 3, 15 concorrenti a gruppi di 3, e percorriamo questo percorso di 250 metri per due volte. I primi due si qualificano e passano al turno successivo, l'ultimo purtroppo viene eliminato. Si va avanti in questa maniera fino ad arrivare in finale. Ovviamente, essendo un percorso molto corto e pieno di curve, la parte fondamentale sarà la partenza. E ovviamente chi riuscirà a stare davanti alla prima curva difficilmente verrà sorpassato successivamente. La scelta della corsia è fondamentale e io mi affretto. Ultimi secondi prima di partire, adesso la tensione comincia a salire, ci rimbocchiamo sempre un po' le maniche e aspettiamo lo start.
È andata ancora meglio di quello che sfortuna potevo immaginare. Purtroppo il mio compagno di squadra Christian, forse in un eccesso di confidenza, c'era un piccolissimo salto artificiale per rendere la cosa un po' più emozionante, è caduto, ha reso la cosa molto più semplice a noi e abbiamo cercato di dare un po' di spettacolo. Nei quarti di finale l'adrenalina aumenta. Solo il primo passa il turno e la griglia è completata da ripescati in base ai tempi. Il nostro inviato arriva secondo, ma il verdetto del cronometro è impietoso e Pietro Piller Kotler posa gli sci e prende in mano il microfono. Fare un pronostico per la finale è molto difficile perché i tre ragazzi sono veramente forti. Fondamentale sarà scegliere la posizione interna alla prima curva, però credo che Renato Pasini riuscirà a far venire fuori le sue doti di sprinter e di campione del mondo in carica. Qual è pronostico per la gara, per questa gara di questa sera? Ma secco, niente. Siamo in tre, terzo. No, troppo bravo. Giorgio Di Centa, campione olimpico. Penso che fondamentale sarà riuscire a prendere la partenza all'interno. Sì, credo di sì, però va bene, sono sul podio quindi va bene, però sarebbe bello fare un po' di spettacolo, vediamo se riusciamo io e Pax a fare qualcosa. La finale vede al via tre italiani: il campione mondiale Renato Pasini, già vincitore nel 2003, il campione olimpico e mondiale Giorgio Di Centa ed il giovane portacolori di casa David Hoffer. Grande Pax, prima di partire aveva detto quello che vince è il migliore e quindi chi ha vinto? Sì, ho vinto io. Il migliore. La partenza è importante, sono partito bene e dopo 10 gare Tour de Ski va bene così, ma voglio fare un ringraziamento a tutti i tifosi che seguono questo bellissimo sport. La previsione del nostro inviato si rivelerà esatta. Sul gradino più alto del podio sale il trentenne azzurro rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. Felice del successo lui e felici gli organizzatori per un'altra edizione perfettamente riuscita.